E tu non hai figli ancora, una famiglia. Dalla trilogia di Life, il romanzo di Alex Poli, sta nascendo il primo film senza immagini. Io penserei al loro dolore. È la produzione più innovativa e unica nel mondo dell'audio. L'audio movie. Al fatto di non poterli più rivedere, a come se la caveranno? Life, il percorso che l'intera umanità ha intrapreso su una strada sbagliata da troppo tempo. Questa sarebbe la cosa che mi farebbe più soffrire. Life, oltre l'immaginazione. Forse è meglio non conoscerlo al futuro. Forse è per questo che non lo conosciamo. Vivremmo in preda al panico, vedendo scorrere il tempo come un vero e proprio countdown. Graziano Molteni, quando un lavoro coincide con la stessa passione, la curiosità, la determinatezza nel raggiungere determinati obiettivi, ma soprattutto l'amore, lo si può ancora chiamare lavoro? Beh, questo è quello che io ho riscontrato in te e fa molto piacere perché sono le stesse cose che io riscontro nella mia vita ogni volta che mi cimento a fare un progetto nuovo come l'Audio Movie di Life. Grazie veramente, sei stato bravo, sono molto contento che tu ci sia e questa cosa, devo dire la verità, porta grande gioia nei cuori di tutti noi che veramente stiamo lavorando tanto per un progetto che non è soltanto un audio movie ma contiene anche un messaggio importante. Grazie per essere con noi in questo bellissimo e grande lavoro che è Life. Benvenuto nel cast. Ciao Alex, grazie. È stato un grande piacere, un grande onore per me essere parte di questo progetto. Quindi ti ringrazio e dai che insieme ce la facciamo. A presto. Audio Movie è la realizzazione della colonna audio di un ideale film che non vedremo per immagini ma che ascolteremo soltanto. No, detective, ero disperato e avrei fatto qualsiasi cosa per riavere mia figlia. Sarà come assistere ad un film senza vedere le immagini. Quindi sei tu il padre, John. E certamente lo sapevi. Musiche originali, le voci che avete sempre ascoltato al cinema e alla televisione. Io devo conoscere la verità su quel libro e comprendere se può rimanere nelle mani di un cittadino o deve essere sotto la custodia del governo degli Stati Uniti. Con l'audio movie diamo e vogliamo conservare la possibilità all'ascoltatore di continuare ad immaginare attraverso la propria creatività ciò che sta ascoltando.